Allora, mi dispiace della parola complessa che ho messo nel titolo di Noto Tenui Dei. Una breve presentazione, mia presentazione. Sono Mario Lamesa, sono un biologo marino e prima di afferire alla sede di Bologna dell'Istituto di Scienze Polari, ho lavorato per tanto tempo nella sede di Ancona dell'Istituto di Scienze Marine, quindi di ISMAR. Oggi ho preparato questo seminario con l'intenzione non tanto di presentarvi, diciamo, le mie attività di ricerca specifiche, ma piuttosto di mostrarvi, diciamo, e discutere sulle strategie adattative di questi pesci, strategie adattative soprattutto riguardanti gli aspetti riproduttivi e gli aspetti, alcuni aspetti fisiologici. Di questi pesci, allo scopo in qualche modo di documentare, di dar conto dell'importanza e dell'interesse che c'è nello studio di questi animali. Ok, le prime due slide che vi presento in qualche modo riguardano una descrizione abbastanza sommaria e veloce dell'ambiente antartico che è così particolare. Nelle prime due figure si intuisce l'isolamento del continente antartico. Nella figura di sinistra si vede chiaramente come il continente sia assolutamente distante da tutte le altre zone continentali. Mentre nella figura di destra sono riportate alcune caratteristiche oceanografiche. In particolare vi faccio notare il polar front, che è la cosiddetta convergenza antartica, luogo in cui diciamo c'è un netto fronte oceanografico che in qualche modo divide le acque subantartiche dalle acque antartiche, per via del fatto che c'è un gradiente netto e notevole di temperatura. E le due linee, invece, queste due linee tratteggiate in nero, riguardano l'estensione dei ghiacci per appunto far vedere come varia l'estensione del ghiaccio intorno al continente. Questa più scura, diciamo, è l'estensione maggiore che si verifica in ottobre. Mentre a febbraio, quindi in piena estate antartica, come vedete, l'estensione del ghiaccio è molto minore e libera gran parte del Mar di Ross e delle acque prospicienti il continente. Oltre a questo, le caratteristiche principali a cui volevo un attimo accennare sono ovviamente la temperatura dell'acqua, che in Antartide è una delle caratteristiche principali, diciamo. In questa figura, per esempio, è riportata la temperatura dell'acqua in due località molto distanti fra di loro. Nel primo caso si riferisce alla variabilità della temperatura a McMurdo, che è nel mare di Ross, e come vediamo, praticamente la temperatura dell'acqua durante l'anno oscilla fra meno 2 e meno 1 grado e mezzo centigrado. Mentre a Sydney Island, che è un'isola che è delle South Orkney, la variabilità è più accentuata, ma comunque sia sempre ben al di sotto di 1 grado centigrado. Stesso discorso di peculiarità è ovviamente il ciclo circadiano, cioè il ciclo di notte e giorno che si verifica in Antartide. Come possiamo vedere, a differenza degli altri, diciamo, degli altri emisferi, abbiamo durante l'inverno, il solstizio invernale, 4 mesi di buio totale che lo caratterizzano, e al contrario, durante il solstizio estivo abbiamo 4 mesi di luce completa. Veniamo adesso specificatamente a parlare di questi pesci così particolari. Allora, i nototenidei sono un sottordine all'interno di un ordine più grosso dei perciformi, che riguarda tanti altri sottordini di pesci. È composto da 8 famiglie che comprendono circa 140 specie. All'interno di questo sottordine sono stati recentemente, diciamo, definiti e descritti i cosiddetti crio-nototenidei, che comprendono soltanto 5 famiglie sottoriportate e che sono quasi esclusivamente endemico dell'Oceano Meridionale.
e sono particolarmente abbondanti, tant'è che costituiscono quasi il 55% delle specie bentoniche, di tutte le specie ittiche bentoniche che vivono sulla piattaforma continentale antartica. Queste cinque famiglie si chiamano appunto Nototenidi, Arpagiferidi, Artedidraconidi, Batidraconidi e Cannittidi, e il nome riportato tra parentesi è il nome comune nella lingua inglese. All'interno del sottordine dei Nototenidei vi è un'estrema variabilità e diversità sia nella morfologia sia nella taglia massima che ciascuna specie raggiunge. E in questo caso, per esempio, vi mostro due specie di nototenidi, la Nototenia rossi e il Trematomus bernacchi, una specie di Arpagiferidi, che è l'Arpagifer antarcticus, una specie di Artedidraconide, il Velifer, una specie di Batidraconide, che è il Gymnodraco acuticeps, e per ultimo una specie di Cannittidi o i cosiddetti Icefish. Come vedete, le taglie sono molto diverse l'una dall'altra, e così come la morfologia esterna. Un veloce cenno anche alla filogenesi di questo gruppo dei Nototenoidei, che è un gruppo monofiletico, cioè deriva da un singolo progenitore. Nel corso dell'evoluzione, le varie famiglie componenti il sottordine dei Nototenidae si sono via via distaccate dai gruppi precedenti, e come possiamo vedere, per esempio, i primi a staccarsi sono stati i Bovittidi, i Nototenidi e gli Arpagiferidi, tutte famiglie che comprendono specie che vivono sia nelle zone antartiche e subantartiche, ma anche estese al di là della convergenza, quindi anche popolano habitat in Nuova Zelanda, in Sud America e così via. Per quanto invece riguarda le ultime tre famiglie, che sono gli Artedidraconidi, Batidraconidi e Cannittidi, sono entrambe evolute più recentemente e, come vedete, comprendono tutte quante specie che sono endemiche esclusivamente della regione antartica. Un aspetto molto molto importante nell'evoluzione di questi pesci è stata la colonizzazione progressiva dell'habitat pelagico. In pratica, tutti i Nototenidei derivano da un progenitore comune che era bentonico, e quindi all'inizio della colonizzazione delle acque intorno all'Antartide, tutte queste specie hanno iniziato ad abitare il fondo, quindi marino. E nel corso dell'evoluzione hanno via via colonizzato gli habitat che erano liberi da altre specie competitrici, in particolare l'habitat pelagico, e quindi hanno assunto delle caratteristiche di cui poi discuteremo, che gli hanno permesso in qualche modo di colonizzare anche l'ambiente pelagico. E quindi, come potete vedere, ci sono diverse specie che colonizzano degli habitat particolari, come per esempio l'habitat criopelagico, che è quello subito al di sotto della copertura ghiacciata, alcune specie prevalentemente pelagiche, alcune specie semipelagiche, cioè che praticamente vivono e si spostano ampiamente lungo la colonna d'acqua, ed alcune specie cosiddette epibentiche, cioè che vivono praticamente vicino al fondo, ma non attaccate al fondo, grosso modo 2-3 metri sopra il fondo marino. Veniamo adesso appunto al focus, diciamo, del seminario, che riguarda gli aspetti della fisiologia e delle caratteristiche biologiche di questo gruppo così interessante di pesci. E iniziamo con gli adattamenti fisiologici. Come accennato anche prima, l'ambiente antartico, come sapete tutti, è caratterizzato da una spiccata stagionalità sia nella produzione primaria che in quella secondaria, quindi parliamo di fito e zooplancton, nell'intensità della luce, faccio riferimento ai ritmi circadiani, e anche nella copertura del ghiaccio, così come anche una elevata concentrazione di ossigeno disciolto nell'acqua e della costante bassa temperatura. Tra i tanti aspetti, diciamo, fisiologici, adattamenti che si sono studiati nei pesci antartici, ve ne segnalo quattro, che sono la resistenza al congelamento, l'assetto idrostatico o il galleggiamento,
L'aspetto riguardante il trasporto dell'ossigeno e la fisiologia del sangue dell'apparato cardiocircolatorio e la stenotermia. Per quanto riguarda la resistenza al congelamento, tutti i nutrientidei nel corso dell'evoluzione sono arrivati a sintetizzare delle sostanze anticongelanti, che sono in pratica dei glicopeptidi, che sono all'interno dei fluidi corporei di questi pesci. Queste sostanze anticongelanti contribuiscono in gran parte a diminuire il punto di congelamento dei fluidi e di fatto inibiscono sia la formazione iniziale che la crescita di cristalli di ghiaccio che ovviamente se si sviluppano all'interno dei fluidi avrebbero un effetto devastante per la vita di questi organismi. Un altro aspetto fisiologico è legato all'assetto idrostatico, quindi in qualche modo alla galleggiabilità di questi pesci. Come vi ho detto poc'anzi, vi ricordate che i nototenidei sono derivati da un progenitore bentonico e per questo motivo essi sono tutti privi della vescica natatoria. E in conseguenza di questo, la maggior parte di essi hanno un assetto idrostatico negativo. E per quanto però riguarda le poche specie pelagiche di cui vi ho parlato prima, per poter appunto colonizzare l'habitat pelagico hanno evoluto una serie di specializzazioni molto particolari. Come per esempio la riduzione dell'apparato scheletrico, una ridotta calcificazione dello scheletro e l'accumulo sottocutaneo tra i fasci muscolari di sacche lipidiche, che sono riportate nella figura con i numeri di 1 e 2, che gli permettono di ridurre ovviamente la densità totale del corpo e di raggiungere un assetto che è vicino alla neutralità. Questo ovviamente gli ha permesso di colonizzare più facilmente l'ambiente pelagico e anche di poter, come dire, sfruttare la colonna d'acqua. Il terzo aspetto fisiologico molto interessante è legato al trasporto dell'ossigeno e alla fisiologia del sangue e dell'apparato cardiocircolatorio. Diversamente dalla stragrande maggioranza delle specie temperate, i nototenidei hanno una singola emoglobina nel sangue. E anche una singola mioglobina nei muscoli, oppure alcune specie particolarmente adattate ne sono completamente sprovviste, per esempio gli ice fish, di cui sotto c'è un esempio. In questi ultimi, cioè nei cannittidi, il trasporto dell'ossigeno quindi avviene prevalentemente per via cutanea. Infatti, questi pesci sono privi completamente di scaglie che ricoprono l'epidermide. E inoltre hanno evoluto un apparato cardiocircolatorio molto molto sviluppato, quindi hanno dei cuori particolarmente voluminosi e anche dei vasi sanguigni che permettono un trasporto di grosse quantità di sangue. Nella foto, questa a destra, si vede chiaramente la differenza fra il sangue colorato di un nototenide con emoglobina e il sangue invece di un cannittide completamente incolore. Il quarto aspetto della fisiologia riguarda la stenotermia di questi pesci. In particolare nei nototenoidei, dovendo vivere ovviamente a queste così basse temperature ambientali, hanno sviluppato degli enzimi che funzionano in maniera ottimale a temperature prossime allo zero. Tuttavia, diciamo, questa adattabilità alle temperature così basse è accompagnata da una maggiore termolabilità e sensibilità enzimatica e quindi anche alla denaturazione di questi enzimi ad alte temperature. Questo fa sì che rende queste specie estremamente stenoterme, cioè esse possono vivere idoneamente soltanto a temperature molto basse. Per esempio, a McMurdo Sound, un esperimento ha visto che già temperature superiori ai 4 gradi centigradi erano letali dopo pochissimo tempo. Questi due diagrammi appunto documentano questa stenotermia. Per esempio, in questo caso, nella figura, questa
che sto indicando col cursore, questa specie di Trematomus bernacchi, in condizioni di temperatura di un grado, di meno 1 grado e 8 centigradi, sopravvive a una temperatura di 14 gradi per meno di 20 minuti. Se la specie viene in qualche modo acclimatata a una temperatura un po' più alta, intorno ai 4 gradi centigradi, riesce a vivere fino a 1 ora a queste temperature. Passiamo adesso agli adattamenti invece che riguardano gli aspetti biologici di queste specie, che peraltro sono, diciamo, le tematiche che studio io anche da molti anni. Le strategie vitali dei Notoetenidei sono evolute ovviamente come adattamento alle caratteristiche ambientali così particolari dell'Oceano Meridionale nel corso dell'evoluzione e riguardano soprattutto alcuni aspetti sia biologici che ecologici sintetizzati nella lista sottostante e riguarda principalmente gli aspetti riproduttivi. Gli stadi larvali e giovanili di queste specie, i tassi di accrescimento e la longevità, e infine le abitudini alimentari. Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè l'aspetto riproduttivo, le caratteristiche, principali caratteristiche riproduttive di questo gruppo di pesci sono un ciclo gonadico annuale, cioè voler dire che i pesci si riproducono solo tanto una volta all'anno. Nonostante che il processo di vitellogenesi all'interno dell'ovario sia biennale. E come si evince da questa figura che sto indicando, questo è l'andamento annuale dell'indice gonadosomatico dei maschi e delle femmine, e come si vede il picco, esiste solo un picco durante l'anno, che appunto è il picco, il periodo in cui avviene in questa specie particolare la riproduzione. Nella fotografia a fianco si evidenzia la composizione all'interno di un ovario maturo di una femmina, dove si vedono chiaramente i due lotti di ovociti con dimensione molto diversa fra di loro. Le uova più grosse sono quelle che verranno deposte nella riproduzione che avverrà fra poco, mentre tutte le uova più piccoline sono quelle che faranno parte del lotto di ovociti che verranno deposte nell'anno successivo. Tuttavia, sia la durata che la tempistica del periodo riproduttivo di questo gruppo di pesci sono molto variabile fra diverse specie. Anche se il picco riproduttivo per ogni specie è piuttosto breve, durando grosso modo fra i 2 e 4 settimane. Nella figura qua sotto vediamo, per esempio, che la stagione riproduttiva avviene grosso modo in tutti i mesi dell'anno, con qualche differenza tra le due zone denominate Aigantarti Zone e Seasonal Pack Ice Zone, che sono in pratica la zona più vicina al continente antartico, dove il ghiaccio è perenne, e la zona, diciamo, subantartica, dove c'è un ciclo invece stagionale della copertura ghiacciata. Altro aspetto che accomuna tutte le specie è la maturità sessuale, che avviene molto tardivamente nel ciclo vitale. Infatti, nella maggior parte dei Notoetenidei, la riproduzione avviene dopo che le specie raggiungono il 60 o anche l'80% della loro taglia massima o della loro età massima. Infine, un cenno all'elevato sforzo riproduttivo parentale che caratterizza queste specie, sia in termini di indice gonadosomatico, che è riportato in questa figura, come vedete, in ascisse c'è l'indice gonadosomatico delle femmine e l'indice gonadosomatico dei maschi. Generalmente quello delle femmine è molto più elevato rispetto a quello dei maschi ed è variabile da un 18 addirittura al 40% del peso corporeo dell'individuo. È molto variabile il diametro anche delle uova, che come vediamo nella figura sotto, che può andare da 1 mm fino a 5 mm, quindi uova molto grandi, anche qui con differenze legate alle diverse zone. E di distribuzione geografica,
Il tutto associato anche a una bassa fecondità, parliamo di qualche migliaio di uova che ogni femmina depone. La bassa fecondità, gioco forza, è associata con le cure parentali. Nelle due figure che vi mostro qua a destra, nella prima c'è un maschio di un cannittide, il Chionodraco Wilsoni, che fa la guardia alle sue uova che sono state deposte sul fondo marino. Mentre la foto sotto riporta uno strato di uova deposto sopra un sasso, da cui si evince anche lo stato abbastanza avanzato degli embrioni. Queste macchiette che si vedono sono gli occhi degli embrioni. Il secondo aspetto è legato invece ai primi stadi vitali, diciamo, di queste specie, cioè alle larve e ai giovanili. Nei Nototenidei il periodo di incubazione delle uova, cioè la durata dell'embriogenesi, è notevolmente lungo rispetto alle specie di acque temperate, potendo durare anche 2-6 mesi, ed è determinato prevalentemente dal grosso diametro delle uova e dalla bassa temperatura dell'acqua. Inoltre, anche la taglia delle larve alla schiusa è direttamente proporzionale al diametro delle uova, come si evince dal diagramma qui sotto, dove appunto in ascisse è riportato il diametro medio delle uova e in ordinata la taglia. Come vedete, le larve possono andare grosso modo dai 6 ai 16 mm. E sulla destra avete dei disegni che riportano tre diversi tipi di stadi larvali. Un tratto molto importante nella vita appunto dei primi stadi vitali di queste specie è che lo sviluppo sia delle larve che dei giovanili dura da pochi mesi a più di un anno, quindi ha un tempo relativamente lungo e questo determina in gran parte il grado di connettività che c'è fra le popolazioni della stessa specie che vivono in aree molto distanti e in aree diverse fra di loro. E anche influisce notevolmente, diciamo, gli aspetti zoogeografici, quindi in qualche modo dà ragione della distribuzione, della diversa distribuzione geografica delle diverse specie intorno al continente antartico, poiché appunto le larve e i giovanili costituiscono l'unico stadio ontogenetico con habitus pelagico all'interno del gruppo dei Nototenidei. Nella figura sotto, per esempio, sono evidenziati i quattro stadi diversi di una specie molto importante, il Pleuragramma antarcticum, e vediamo che parte dall'uovo, alla larva appena schiusa dall'uovo, alla post-larva e ai giovanili. Inoltre, sia il periodo di schiusa delle uova, che la taglia delle larve, come abbiamo già detto, che anche il periodo di reclutamento al fondo dei giovanili, cioè il periodo in cui i giovanili da un habitus pelagico diventano bentonici e quindi iniziano a colonizzare il fondo marino, sono molto diversi nelle diverse specie. Come vediamo dal diagramma qui sotto, in cui nella prima parte c'è la distribuzione delle uova nei vari mesi dell'anno, delle larve e delle post-larve, indicate da un diverso, diciamo, evidenziate da un diverso da, un, da, un diversa, da una diversa caratterizzazione. Tutto ciò, diciamo, ha lo scopo di mitigare in qualche modo la competizione che c'è fra le diverse specie, sia a livello temporale sia spaziale. Il terzo aspetto di cui vi volevo brevemente parlare riguarda i tassi di accrescimento e la longevità di queste specie. Anche queste due caratteristiche molto particolari di queste specie. Come tutto il resto, anche i tassi di crescita dei Nototenidei sono estremamente influenzati dalla costante bassa temperatura dell'acqua. Rispetto alle specie temperate, ovviamente, come c'era da aspettarsi, hanno una crescita molto lenta, sono specie piuttosto sedentarie, ma nonostante questo raggiungono una considerevole longevità. Infatti, come possiamo vedere anche qua indicato nel diagramma,
L'età è molto variabile, andando dai 6-7 anni fino ai 35-40 anni di vita, e generalmente non è però correlata alla taglia massima delle specie. Un'eccezione a quello che ho appena detto è una specie che è il cosiddetto Patagonian toothfish, il Dystoscicus aeruginoides, che è una delle due specie più grandi dei nototeinoidei, come riportato in questa figura, vedete le dimensioni di questo pesce, che può arrivare appunto a raggiungere la dimensione di oltre 2 metri, e un'età stimata e validata attraverso l'analisi anche isotopica, può arrivare anche ai 50 anni di età. In questa fotografia, in questa figura a destra, si vede una sezione sagittale di un'otolite di questa specie, e queste sbarrette che si vedono sono, diciamo, gli anelli che vengono deposti su base annuale. L'ultima caratteristica, diciamo, della biologia, che in qualche modo mostra notevoli adattamenti alle caratteristiche ambientali antartiche, riguardano le abitudini alimentari di queste specie. Come detto già prima, l'elevata stagionalità sia della produzione primaria e secondaria, che è legata prevalentemente alle dinamiche di formazione, di scioglimento del ghiaccio e ai cicli notte-giorno, influenzano grandemente le abitudini alimentari, quindi la dieta di questi organismi. Infatti, la maggior parte dei nototeinoidei sono specie cosiddette generaliste, cioè che si nutrono di una vasta gamma di prede e sono anche opportuniste, cioè riescono a cibarsi di prede nel momento in cui queste qua sono più abbondanti nell'ambiente. E quindi alla fine mostrano una notevole plasticità alimentare, ovviamente tranne quelle specie che si nutrono di prede molto molto abbondanti nell'ambiente, che quindi non costituiscono un fattore limitante, per esempio le specie che si cibano di krill. Il diagramma, questo di sotto, mostra in qualche modo la complessa rete trofica che caratterizza il mare di Ross. I rettangoli, diciamo, bianchi, questi qui, includono tutte le specie ittiche dei nototeinoidei, e come vedete sono praticamente centrali nella rete trofica fra benthos, zooplancton e nekton, e top predator, i cosiddetti top predatori apicali, che comprendono tutta una serie di animali, fra cui uccelli marini come gli scua, le petrelle, i pinguini, o anche mammiferi marini come le foche, le balene e le orche. Adesso le ultime due slide, volevo parlare dell'impatto antropico che le specie ittiche antartiche hanno subito sia in passato sia stanno o subiranno, diciamo, nel prossimo futuro. E i due impatti principali, il primo di questi è sicuramente la pesca. Infatti, come vediamo nel diagramma a sinistra, questo è diciamo sono le tonnellate di pescate per le diverse specie negli anni che vanno dal 70 al 90. In pratica, come si vede anche dal diagramma, l'impatto della pesca sulle specie ittiche è stato incredibilmente nefasto. Nonostante dal 1990 sia stata bandita completamente le attività di sfruttamento aleutico dal CAMLAR. In pratica, con pochi anni di sfruttamento, nel caso per esempio
dei rock quartz, che sono questi in azzurro, quindi in soli 5 anni di sfruttamento, questi stock sono stati completamente distrutti, al punto che alcune specie all'interno di questo gruppo tassonomico, ad oggi, quindi a quasi 50 anni di distanza dall'attività di pesca, non sono ancora tornate a livello di abbondanza precedente allo sfruttamento. Nella figura di destra invece sono riportate le due specie di Nototenidei che tuttora vengono pescate attivamente e rappresentano le uniche, che sono il Patagonian Toothfish e l'Antarctic Toothfish, che sono i due grossi pesci che vi mostravo prima, e la figura mostra le zone, in particolare le zone dove vengono pescati. Quindi l'Antarctic Toothfish prevalentemente nel mare di Ross e il Patagonian Toothfish, che è una specie prevalentemente subantartica, nelle varie isole all'intorno del continente. L'altro impatto antropico ovvio riguarda il riscaldamento globale che, ahimè, ha riguardato e sta interessando notevolmente anche l'Antartide, specialmente per quanto riguarda la parte occidentale dell'Antartide che comprende la penisola antartica. Infatti, come vediamo in questa figura a sinistra, sono riportate il trend di temperature registrate tra gli anni 1958 e 2012 e come vedete, soprattutto nella parte ovest dell'Antartide e soprattutto nella penisola, il cambio di temperatura per decade è addirittura, sfiora addirittura il mezzo grado centigrado. Stesso discorso ovviamente per il tasso il decremento dell'estensione ghiacciata dei diversi ghiacciai che caratterizzano la porzione ovest della penisola antartica, riportata in questa figura. In pratica tutti i puntini rossi che vedete sono tutti ghiacciai che stanno diminuendo vistosamente la loro estensione. E ovviamente la diminuzione di tutte queste di vaste aree ghiacciate e l'aumento della temperatura in generale delle acque ha e avrà sicuramente un impatto molto importante sia sulla biologia, sia sulla struttura demografica e l'assetto zoogeografico delle popolazioni ittiche, soprattutto per quelle specie che sono estremamente legate alla copertura ghiacciata, cioè quelle che in pratica depongono delle uova che, per esempio, vengono deposte al di sotto della copertura ghiacciata, o anche, diciamo, apre la possibilità di specie che vivono più a nord di colonizzare via via le zone più a sud e quindi in qualche modo andare a competere con le zone, scusatemi, con le specie che sono invece endemiche delle acque fredde antartiche. Oltretutto, ad oggi la capacità di resilienza di queste specie a questi cambiamenti così repentini e importanti ancora è oggetto di studio e non è ben compresa. Due parole finali, in qualche modo, per documentare la produzione scientifica, che riguarda, i pesci antartici. In pratica, attraverso la fonte di Web of Science, seguendo le parole chiavi di pesci antartici, ad oggi sono stati pubblicati circa 3.800 lavori. Nel diagramma, superiore è riportato l'andamento annuale del numero di pubblicazioni che sono grosso modo oscillano fra le 100 e le 150 pubblicazioni l'anno, mentre nel diagramma sottostante, come si vede dagli anni 2000 in poi, il numero di citazioni su queste tematiche è aumentato vertiginosamente fino ad arrivare a circa 8.000 nel 2020. In pratica, assegnando, diciamo, sia la tematica sia gli autori di questi 3.800 lavori, arriviamo all'ultima slide, che appunto, fa vedere quali sono le tematiche, quali sono gli autori che hanno contribuito,
a questa produzione scientifica, e come vediamo le tematiche sono prevalentemente legate agli aspetti ecologici, agli aspetti di biologia marina, alla biodiversità e alla conservazione e così via. E questi sono gli autori che appunto maggiormente contribuiscono alla produzione scientifica su queste tematiche. Grazie mille, ho terminato.